Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Chronicles Cina. Svolgeremo la sequenza 5 del gioco e io vi ricordo di lasciare 1000 mi piace per il prossimo episodio. Quindi iniziamo. What happened in Macau was not your fault, little sister. This tiger, Qiu Zhu, burned the port. He's known for his cruel deeds. We call him the demon. I know, Sifu. But we caused this madness. My desire for revenge did. I already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. A wise man, to be sure. Unlike our next target, Wei Bin. The snake. The one who led the slaughter of our brotherhood, Zhang Yong's right-hand man. Yes. So, Wei Bin should lead us to him. But the danger is greater than ever. They know what we can do now, and they want this box and the secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone. I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Very well, Sifu. I will find you once Wei Bin is dead, and I have Zhang Yong's location. La ricerca. Xiao Jun sa dove si trova il suo prossimo bersaglio. Wei Bin è a Na'an. La tigre si è rintanata nella fortezza che domina la città. Quindi direi che possiamo procedere. Accendi 5 candele per i tuoi fratelli caduti. Quindi in pratica questo è il nostro obiettivo secondario. A quanto pare siamo in una città. E ora non so cosa diavolo sia questo. Ah, posso nascondermi tra la folla. Molto bene, vabbè, una cosa che abbiamo visto quasi sempre, cioè in ogni Assassin's Creed. Spero di non averne bisogno, visto che, appunto, per ora non vedo guardie. O forse sì, eccone una. Guardate le persone. Sono scomparse improvvisamente tutte. Allora, abbiamo già i coltelli da lancio al massimo. Cosa diavolo posso fare? Vediamo un attimo. Questo? Ah, potevo salire così. Meno male che me ne sono accorto, altrimenti avremmo dovuto sconfiggere quelle due guardie. Invece ora siamo a posto così. Come vedete, ci stiamo muovendo in verticale. Allora, io mi sposto qua. Prova a colpire, molto bene. E poi continuiamo a muoverci. Oh cavolo, sono caduto. Sono caduto perché non ho fatto attenzione a una cosa che abbiamo visto pochi secondi fa. Infatti dovevo estendere quel telo, quella sorta di cosa che mi permette quindi poi di lanciarmi. Ed eccoci qui. Un balzo della fede e passa la paura, no? Ed eccoci qua. Vediamo un po' che succede. Dovrebbero esserci infatti dei nemici. E questo guardia con cannone a mano? Wei Bin ha sterminato i miei fratelli e le mie sorelle. Devo accendere una candela in ogni altare della città in onore dei caduti. Ok ragazzi, noi ovviamente proviamo a farlo il più possibile, Ci mettiamo magari insieme a queste persone che poi, come vedete, si spostano. E infatti io devo spostarmi con loro. È davvero molto utile questa cosa. In questo modo ragazzi riusciamo ad aggirare tutti i nostri nemici. Ed eccoci qua. Non credo che poi lui riuscirà in pratica ad individuarci così. Quindi lui eliminato. Sono scomparsi praticamente tutti. Ora però vorrei comprendere l'altare dov'è, scusa. Ragazzi, dopo un bordello di tempo sono riuscito a ritornare indietro e accendere questa candela. Vediamo ora se riesco ad eliminare il tizio infatti che era sotto. Guardate cos'è che ho dovuto fare. Ho eliminato altre persone che vedete qui a terra e non è stato per nulla facile. Quindi recuperiamo anche magari qualcuno di questi, infatti coltelli da lancio. E poi vediamo cos'è che possiamo fare. C'è questo qui che ogni tanto si affaccia e mi potrebbe creare qualche problemino, eh? Dovrei anche ora provare ad estendere quel coso lì. Vediamo, ok. Quindi, elimino questo. Molto bene. E poi proviamo a salire su. Finalmente, ragazzi. Ce l'ho fatta, non avete idea di quante volte io ci abbia provato. E poi vi taglio ovviamente queste scene più inutili. Quindi, eliminato questo qua. Poi ce n'è un altro qua in zona e lo picchiamo. Andiamo dall'altro lato, con la speranza di non avere problemi di nessun genere ora. Ma non credo ne avremo ragazzi, perché appunto... vabbè, stavo scherzando. C'è l'agguantatore, colui che ti agguanta. Spero comunque che non ci darà troppi problemi. E ci siamo. Per fortuna non abbiamo bisogno di affrontare il nemico, visto che
Siamo riusciti ad avanzare. Ecco il nemico che si avvicina. Eliminiamo lui. Molto bene. E poi facciamo fuori l'altro, che dovrebbe essere un bel po' più cattivo rispetto agli altri. Lui, ragazzi, da vicino è davvero molto scarso. Invece da lontano riesce ad eliminarti con un singolo colpo. Quindi vediamo un po' qui cosa c'è. Non mi sembra ci sia qualcosa di effettivamente utile. Quindi, ragazzi, noi andiamo via. Infatti meglio scappare ed evitiamo così i problemi. Le sentinelle sono circondate dal loro campo visivo. Ecco, questo ad esempio potrebbe darmi grossissimi problemi. Quindi io mi metto appunto qua. Ci nascondiamo. Spero che non riuscirà a vedermi. Allora, lui lo elimino. E va bene così. E poi proviamo a colpire questo qui con la picca, nonostante sia ovviamente molto forte. Però ce l'abbiamo fatta, bene così. Procediamo da questo lato. E quindi mi sa che ci tocca, ecco, entrare nell'edificio. Ci siamo risparmiati tutto questo bordello? Non credo. E infatti dovremo comunque affrontare questi nemici. Speriamo di farcela, Vediamo un attimino. Quindi se avanziamo piano non dovremmo avere problemi. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi questi qua li abbiamo eliminati. Potrei subito provare ad eliminare questo qui, così subito, in modo tale da essere più tranquilli. Ce lo mettiamo a posto là. E poi, scusa, cosa serve questo? Ah, fa rumore. Proviamo ad eliminare proprio questo qui, va. Almeno in questo modo ci togliamo già altri nemici dalle scatole. Poi, ora dovrebbe, ecco, mancare solo questo qui. E nel frattempo possiamo continuare a muoverci. Davvero molto bene, ho preso un altro collezionabile. Stiamo procedendo finalmente bene. Vediamo un po' cos'è che dobbiamo fare da quest'altro lato. Mi sembra di aver intravisto infatti un altro di questi piccoli altari. Quindi accendiamo la candela. Molto bene, siamo a 4 su 5. Quindi potremmo anche riuscire a trovarle tutte. Non è sicuro, però ci metterò tutto l'impegno per trovare anche l'altra. Quindi magari facciamo più attenzione del solito. Cos'è che succede? Ora mi rincorreranno. E infatti come pensavo. Quindi ragazzi, via da qua. Vabbè che poi è un semplice barile, Non è che dovrebbe essere così grave. Però balzo della fede. Quindi ragazzi, abbiamo concluso anche questa sequenza. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare 1000 mi piace per un prossimo episodio su Assassin's Creed Chronicles Cina. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e che in descrizione trovate il link delle mie pagine social e del mio secondo canale. Quindi alla prossima, ciao!